Beh ragazzi, abbiamo preso la metropolitana, abbiamo fatto 19 fermate. Vabbè, dai, non ti lamentare, un tempo le facevamo sempre. E siamo arrivati in questa ridente cittadina di provincia, dove tra l'altro noi abbiamo abitato qua vicino, fino a pochi anni fa, perché a Milano non ce lo potevamo permettere. Vabbè, ma chi se ne frega? Le persone che devono perdere. Siamo a Gorgonzola. Cosa facciamo a Gorgonzola? Mangiamo il Gorgonzola. Ovviamente, dai. Sagra del Gorgonzola. Sapete cosa ho visto? Sentitevi scuse. Ho visto... Datevi corno perché sono... Ho visto un re. Apersive, dai dai, che tosse. Sì. No, vabbè, dai, adoro le sagre del paese. Troppo bello. E tra l'altro così abbiamo anche avuto la possibilità di testare come questi microfoni con la tecnologia particolare Ozo catturano il suono dal vivo. Lui è Andrea, fa parte della Prolo di Gorgonzola. Raccontaci vite, morte e miracoli in 10 secondi di questo formaggio, e magari ce lo fai anche vedere là, che lo stanno tagliando. È qua il Gorgonzola, poi due pezzi, la metà di Gorgonzola, quello naturale, poi c'è dolce, poi c'è dolce, poi c'è, hanno fatto il giù di capra, il formaggio di capra imbrinato Gorgonzola, poi sono le torte a mirtillo, che è particolare per il Gorgonzola, e quella di noce. Ma ascolta, noi siamo a Gorgonzola, il formaggio di Gorgonzola, ma è nato qua? È nato qua, si da un vecchio contadino che ha lasciato stare qualche giorno e si è accorto che c'era la muffa e ha creato il Gorgonzola. Grazie. Grazie a te. Ma sono due amici, queste sono le canzoni milanesi dell'epoca di Giannacci, Cocchi e Renato, se non riuscite a sentirle, perché sono mitiche. Adesso vuole chiudi gli occhi. Ma lei è quello delle prove delle macchine. Sì, sono io. Grande. Ciao. Quando li ho aperti, tutti i giorni addirittura. Ma quando riuscite a averli visti tutti i video. Grazie. E ragazzi, qua siamo alla lasagna con ovviamente gorgonzola e funghi porcini. Com'è? Lo dico subito, passo da questa parte e... buonissima. Aspetta, aspetta! Eccola! Sta andando a fare la fila per la polenta col gorgonzola. L'ho recuperata, era a fare la fila per la polenta col gorgonzola e che fila? Che fila c'è? Allora, quanto tempo è qua? 10 minuti, però è scorrevole. Guardate! E ragazzi, guardate le braccia di questo signore, perché ha girato la polenta nel paiolo di rame enorme con un paiolo, no, questo è il paiolo con un, come si chiama? Mestolo? In diretta si dice la canela. La canela. La canela, perfetto, in legno, che è quella lì, che era qua dentro e la usava per mescolare la polenta. Eccola, guardate. E vi assicuro che ci vogliono i muscoli. Ciao amore. Ma è stranissima sta cosa qua, è inquietante. Strana, eh? Sì. Qua nel risotto? Il risotto, la gorgonzola con composta di mirtilli, giusto? Giusto. Perché lui, dopo lo andiamo a intervistare, lui è l'albarachino da Proloco che taglia gorgonzola. Devo dire, buono il risotto, buonissimo la gorgonzola, la composta di mirtilli. Fulvio, tu che sei gourmet? Sono gourmet, buongiorno. Ciao. Sì, mi piace, ma... ma non l'avrei messo. Da rivedere. Da rivedere. Però il risotto è veramente buono. Chiara, tu cosa ne pensi? Non l'hai assaggiato? No, l'ho mangiato. Guarda, 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 lo faccio. Aspetta, fermo. Guarda, ma ti prego, no. Dai, mi rifiuto. E non potevo non finire il mio pranzo con un gelato che non fosse al gorgonzola. Oh ragazzi, ma sapete che ci sta? Perché è molto cremoso, la cremosità tipica del gorgonzola, con quel sapore un po', come si può dire, di gorgonzola. Non è che si può dire molt'altro, però... temperato dal dolce del mascarpone e dello zabaione. Oh, buonissimo! Ma fa culo che so fascino straniero, non è soltanto il naso d'essere all'insù. Ragazzi, un consiglio, andate a cercare questa canzone e ascoltatela perché è troppo forte. Camera anteriore! Troppo forte. Bisogna prendere la vita come viene. Eh sì, bisogna proprio prenderlo come viene. Ciao amore, allora questa sagra del gorgonzola? Mi è piaciuta tantissimo, ma non il gelato di gorgonzola che non si può vedere. Ma come no? Era buonissimo, vieni qua, ti do un bacio, magari c'è ancora qualche sentore. Dai! No, vabbè, ma...